amici, buonasera, benvenuti a questo nuovo collegamento. Ci troviamo questa volta per NeuroTV a Gressani, in Val d'Aosta. Si tratta della Monferraglia, ormai questa famosa gara che si disputa in vari tracciati in giro per il nord Italia. Questa volta, come dicevo, siamo in Val d'Aosta, a Gressani, e per questa Winter Edition dobbiamo scalare con dei motorini la montagna qua vicino e, per i più temerari e i più fortunati, riuscire ad arrivare a quota 2700 metri. In questo momento la temperatura qui al campo base è abbastanza accettabile, siamo intorno ai 10 gradi, per fortuna non piove, ma sappiamo che domani danno acqua e soprattutto sappiamo che in quota c'è la neve. Per il momento ci godiamo la serata qui tra le bancarelle e gli stand dei ricambi e di alcolici, quindi la festa è garantita. Ma domani mattina saremo con le telecamere di NeuroTV non solamente alla partenza ma anche lungo il tracciato. Vedete ricambi di tutti i tipi, quelli che sono nati come motorini normalissimi per andare a scuola o andare a farsi delle passeggiate in centro, sono diventati praticamente dei bolidi su due ruote con preparazioni di ogni tipo portate al limite. Guardate che esercizi qua, serbatoio della motosega montato come accessorio per fare le traversate delle montagne. Vediamo questo è abbastanza originale, tranne la marmitta, veramente aggressiva. Questo pure da competizione, con freno a disco davanti, freno a disco dietro, marmitta con terminale in carbonio o finto carbonio, filtro dell'aria specifico per poter entrare nel fango. Ecco qua, pronto per un nuovo progetto questo bravo, può essere utilizzato e riciclato, pezzi di ricambio ovunque. Guardate quanti accessori ci sono, da accessori originali fino a marmitte, parafanghi, ricambi, lo strappino indispensabile per partire in salita magari in mezzo al fango o in mezzo al bosco, un sacco di accessori. Non può mancare una piccola ripresa notturna per vedere quello che è la situazione serale. Faccio vedere un po' di mezzi qui abbandonati mentre la gente si diverte a bere. GNP, qua c'è lo stand del GNP originale della Val d'Aosta. Ciao Pino, col nano oggi! Allora, fortunatamente non piove questa sera, però già sappiamo che in quota c'è la neve, quindi sarà divertente. Tra l'altro, vabbè, le gomme sono pronte per il fuoristrada, come vedete i mezzi sono pronti, però sulla neve non abbiamo mai provato, quindi sarà una bella avventura. Questo stile rat. Thank you.
Qui stanno facendo la prova del pit stop di velocità. Bene, cascialite, Diego! Ma che soldi? Il nuovo appuntamento con la Monferraglia, la Winter Peak. Siamo a Gressan, siamo in procinto di partire, tra poco, tra un'oretta si parte. Come di consueto per NeuroTV andiamo a fare una passeggiata tra i team che ci sono qui. Vediamo un po' di motorini bizzarri, che cosa sta succedendo per prepararsi appunto a questa corsa. Eccoci ragazzi, questo è il mio mezzo, il Rampega, modificato per la salita in quota con un filtro dell'aria, uno snorkeling come dire. Andiamo a fare una passeggiata come di consueto e vediamo qual è l'atmosfera a un'ora dalla partenza. Ci sono due principali aree di paddock. Prego, prego! Motorini bizzarri, guardate questo. Questo è veramente in stile Monferraglia. Ciao ragazzi, da dove venite? Lago Maggiore. Questo è già un team un po' più performante, vediamo scarichi, espansioni, preparazioni importanti. Ciao ragazzi! Questo è lo stile più essenziale, questo è un ciao, come vedete, tirato proprio all'estremo, motore e telaio. Vediamo se riusciamo a fare questa cosa. E tu il motorino? No, io là. Il tuo è là. Mi fai un saluto? No, mi devi dire per NeuroTV da Gressan alla Monferraglia. Per NeuroTV da Gressan alla Monferraglia. Neuro come Neuro. Per NeuroTV da Gressan alla Monferraglia. Grazie, ciao. Ciao! Sembrava. Allora, proseguiamo il nostro giro alla ricerca dei motorini più particolari. Guardate questo dilerino. Quello è il serbatoio d'emergenza? Sì. Ok, ma c'è benzina o grappa? Grappa. Ah, grappa. Ah, ok, bene. Esatto, ci vediamo su. Ciao! Vediamo da questa parte, da questa area paddock, che cosa troviamo. Ciao! Ah, aggressivo questo ciao, guarda un po'. Freni a disco, bello. Ciao! Buongiorno. Tutto a posto? Sì, sei arrivato in cima l'anno scorso? No, io l'anno scorso ero nel letto infortunato. Accidenti. Sì. Quest'anno c'è la neve, Dove arrivo? Arrivo. Dove arrivi? La neve, spero di no. Sì, l'abbiamo visto dalle foto. Che arriviamo in giù e lo vediamo da lì.
E vabbè, insomma. Però ce la metti anche tu. Esatto. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno. Rock and roll. Wow, aggressivo questo, Sei pronto per la scalata? Prontissimo. Sei arrivato su l'anno scorso? No, è la prima. Ah, è la prima. Caspita, sei già attrezzato bene, Si vede che è bello nuovo. Bravo, allora ci vediamo lungo il percorso. Ciao ragazzi. Ciao. Colorazione Martini. Ragazzi, guardate qua. Ah, qua professional, Queste sono preparazioni importanti, Verniciati bene. Molto, molto, molto belli. A mio avviso, fin troppo belli. In questo ambiente, ecco, io preferisco una cosa del genere. Anche se questo già stieli rovesciati, forcella, insomma. Però, ecco, secondo me lo stile adatto è questo. Mi saluti Neuro TV? Sì, ciao. Ciao Neuro TV. Neuro TV. Grazie. Anche questi due essenziali. Ciao ragazzi. Allora facciamo un giro da un'altra parte, proprio una cosa veloce prima della partenza, perché anche noi ci dobbiamo preparare. Ciao. Ricordo che in questo tracciato che si inerpica sulle colline, sulle montagne qua intorno, si deve raggiungere la quota ragguardevole di 2700 metri. A quei pochi fortunati, abili, temerari che riescono ad arrivare in cima, c'è naturalmente un'area ristoro. E ovviamente si prende la medaglietta. Ciao ragazzi, da dove arrivate? Paolo Bombia, Novara. Novara, siete pronti per la cavalcata? Quello lì è il serbatoio? Questo è. Ah, ottimo, ottimo. Ciao ragazzi, salutatemi Neuro TV. Ciao Neuro TV. Buona Monferraglia. Ciao ragazzi. Quando ho detto pistola si riferiva alla pistola, non a me che sono un pistola, mi raccomando. Occhio, è quasi. Questo è il punto di partenza, qualcuno è già pronto. Ok, sono già qua i primi che vogliono partire per primi. I primi che vogliono partire per primi. Siete già pronti? Irene Saderini, ci sei anche tu per Neuro TV, ci fai un saluto? Ciao. Questa era Irene Saderini. Aggressivo questo. Insomma, fermano i preparativi ragazzi, ci siamo quasi. Ok,
Quando è formato il tappo facciamo il giro da questa parte. Il team Malnet è pronto, adesso ci schiereremo anche noi alla partenza insieme a tutti e poi cominceremo ad arrampicarci giù per le colline finché arriveremo proprio in cima. Il tempo fortunatamente è clemente, un po' piovigina, un po' esce il sole. Questa seconda Winter Peak, Euro TV a bordo del Rampega. Ma il pubblico ha sieppato sugli spalti, neanche fossimo a Rally di Mille Fiori a Sanremo. Siamo per raggiungere il gruppo! Dai, imbarazzati! Tracciato! Eccoci fermi alla prima sosta, dove insomma il terreno permette di fermarsi. Il mio motorino comincia già a avere un po' di problemi, ora proverò a cambiare la candela per vedere se riuscirà ad andare un po' meglio. La prima salita comincia a essere un po' impietosa, come dire. Piove. Ovviamente il fango non aiuta. Saranno contenti questi che abitano in queste belle villette a schiera, in questo residence, vista vallata, nella quiete più assoluta della Val d'Aosta. Ce la fa, ce la fa, ce la fa! Non ce la fa, non ce la fa.
alzando le mani. Due parole, Dox. Stiamo cercando di risolvere un problema, il motorino non funziona bene, stiamo cambiando il getto, pompino, SBC che mette le mani su tutti i motorini, lui è Massimo. Cercando di garantire il proseguo della gara qui. Pino, cosa ne dici? È un rottame. 66. Abbiamo cambiato la candela, però non basta, dobbiamo cambiare i getti. Qui ci sono tutti gli altri monferragli. Un saluto, alla prossima, Dox. A dopo. Eccoci un altro punto dove ci si ferma per far riposare i mezzi. Ci stiamo avvicinando alla quota, l'aria è sempre più rarefatta, i motorini fanno sempre più fatica. Che meraviglia, non so a che quota siamo, ma il paesaggio, sebbene sia nuvoloso, è veramente incantevole. Questo è indubbiamente uno dei tracciati più belli della Monferraglia, la Winter Peak. Vi dà un'idea del divertimento, ma anche, come dire, della passeggiata, no? Che si fa in montagna, dei posti meravigliosi che si visitano. I motorini tutto sommato vanno piano, quindi si ha tempo di gustare quello che è il panorama. Bene, proseguiamo con il nostro rampega e vediamo se riusciamo ad arrivare un po' più in su. Tutti aspettiamo la neve, che per il momento non si vede ancora. E continuando a salire in quota siamo arrivati qui al comprensorio di Pila. Almeno fino a qua ci siamo arrivati. Tra qualche mese qui sarà pieno di neve, pieno di sciatori, e noi adesso stiamo passando con i nostri motorini.
Eccoci arrivati alla prima sosta. Qua siamo a quota 2002. Noi ovviamente proseguiamo per quota 2007. Qui c'è il bivacco, si fermano tutti. Tutti quelli che riescono ad arrivare. Continua a piovere. Il mio mezzo prosegue. Fa un po' fatica, ma un po' tutti stanno facendo fatica. La carburazione non tiene, continuiamo a cambiare i getti, le combinazioni con l'aria, filtro dell'aria, insomma un po' tutti lungo il tracciato stanno avendo problemi, però questo è il bello della Monferraglia. Guardate che panorama, la neve è lì, ci stiamo quasi arrivando, ora proseguiremo col tracciato, li vedete lassù, quelli che sono già passati, che piano piano stanno spingendo i motorini. Ora tocca a noi, sarà una bella faticata, ma non molliamo. A dopo! Siamo giunti al punto più alto della seggiovia, c'è il ristoro, quindi un piccolo bivacco per chi ce l'ha fatta, ma non c'è da cantare vittoria perché è da qui che incomincia la parte più difficile. Fin qua era una passeggiata. Buongiorno. Buongiorno. Com'è? Bella, facilissima, tempo bellissimo. Bellissimo. Ci sono 2 gradi sotto zero, per cui anche se le vestiti pesanti non do fastidio. A che quota siamo? 2200. Ok, vabbè. Dobbiamo arrivare, ci mancano 500 metri. Sì. Tutti così. Da fare in 6 ore. Andiamo a vedere il bivacco qua com'è. Cosa abbiamo? Vin brûlé? Vin brûlé, biscotti? Ma c'è la grappa qua perché poi vodka del tè. Mi saluti Neuro TV, saluta, ciao Neuro TV! Ciao Neuro TV! Scusa. Mi date un piatto di carbonara, per favore? È finito, sono ben arrabbiato. Ce l'avete fatta? Più o meno. Ci siamo messi molto male. Salutami Neuro TV, ciao Neuro TV. Ciao Neuro TV. Al traino, ragazzi, ma ci pensate, al traino. Quota 2002 al traino. Col fiatone, nella speranza che non si spenga il motorino, volevo farvi vedere che meraviglia, il panorama. Saremo a 2003-2004, meraviglioso. Qui è veramente dura. Tutti spingono. È veramente dura, ragazzi, ma noi non molliamo. Andiamo avanti. Documentiamo questo momento, saremo forse a 200 metri in linea d'aria, forse 100 dalla vetta, non si vede. Il mio è entrato in riserva e non vuole partire. Siamo al punto della neve, qualcuno ce la fa. Dario, com'è più in su tu che ci sei stato? È dura. Non si riesce a salire nemmeno a piedi, c'è la neve, è dura, è dura. Ecco, qualcuno che arriva da su, com'è? Troppo bello. Insomma, ragazzi, mi sa che la mia Monferraglia quest'anno è finita, perché il motorino non ne vuole sapere di partire. Siamo qui a quota circa, penso, 2004, il rifugio e lassù magari anche 2005. Sta nevischiando, sta venendo giù qualcosa,
qualcuno dei nostri ce l'ha fatta arrivare su, hanno anche finito i bollini, dicono che a un certo punto c'è una fanghiglia, una melma che non c'è verso di salire. Io mi sa che non la vedrò perché è rampega questa volta, ha smesso di rampegare. Ora se parte mi farò la discesa, che comunque è abbastanza impegnativa lo stesso, e poi chiuderò il servizio giù al campo base sperando di arrivare incolume. Vi tengo aggiornati. Tra morti e feriti finalmente siamo tornati dopo questa avventura in quota. È stata veramente un'avventura perché il mio motorino non è partito più, quindi da lì sono sceso come fosse una gara di downhill. Sono arrivato sano e salvo, ci siamo lavati, riposati, mangiato qualcosa, e perciò vi saluto da questa edizione della Winter Peak. Un saluto da Docs per Neuro TV Gressan. Alla prossima! Are warming up as the sun goes down. My heart is just pumping up, the pressure is high.